sul fatto della confederazione che più che essere un'unione di mondi è un'unione di cuori, di intenti, di spiriti. Questo ci fa anche capire un po' meglio che cosa significa veramente il contatto con loro. Noi ci aspettiamo sempre il contatto fisico, stringere la mano a loro, ma il contatto con loro inizia e finisce forse, chiude il cerchio con la sintonia che si Sì, ha con loro. assolutamente Marco. Nel momento in cui noi facciamo nostri questi concetti e manifestiamo nella nostra vita questi valori, a tutti gli effetti, anche noi terrestri siamo espressione diretta della Confederazione perché esprimiamo quei valori, esprimiamo quelle conoscenze. Quindi la Confederazione è anche sulla Terra, arruola, acquisisce terrestri. Che nel momento che sposano quello stile di vita, quei concetti ne diventano parte. Non è blasfemo dire questo, anzi è un fatto ovvio. Per questo ho detto un'unione di cuori. Quindi, quando i nostri cuori risuonano come i loro e si nutrono della stessa bellezza, noi a tutti gli effetti siamo con loro. E il fatto che siamo con loro in questo modo determinerà ineluttabilmente, se noi rimaniamo fedeli, che prima o poi li abbracceremo questi fratelli. Non è ancora il momento, ma idealmente, spiritualmente, già siamo con loro. Questo è anche un bel concetto su cui riflettere, no, Marco?